cosa ne sarà di quelle dichiarazioni che ci ha lasciato in eredità Schiavone, e soprattutto l'impressione è che abbia detto tutto o che ci sia ancora molto da capire? Ma le dichiarazioni di Schiavone sono dichiarazioni che hanno fatto parte di processi, di attività giudiziarie molto significative. E quello che resta è probabilmente un impegno da parte dello Stato che è stato un impegno deficitario, nel senso che quelle dichiarazioni probabilmente all'inizio sono state sottovalutate nel lontano 93-94 e poi nel 97 quando furono rese ad una commissione parlamentare, e soprattutto non c'è stata la volontà vera di affrontare il tema dei rifiuti in provincia di Napoli, in provincia di Caserta, e questo è accaduto anche perché gli interessi economici e politici sono stati grandissimi. Quindi più che eredità delle dichiarazioni di Schiavone ci resta quello che è l'attualità della terra dei fuochi cosiddetta, che poi è terra dei rifiuti, che poi è problema di ambiente, di salute economico e politico, che ancora oggi non è assurda a una emergenza nazionale come dovrebbe essere. Se ne parla spesso anche nei mass media, però dal punto di vista delle reali attività per contrastare il fenomeno, per individuare anche i terreni, i luoghi dove sono stati interrati rifiuti pericolosi, è stato fatto e viene fatto ancora troppo poco. Questo è il punto. Anche le dichiarazioni di Schiavone di 2 anni fa furono molto utili, non per il senso delle dichiarazioni in se stesse, che erano più o meno le stesse di 20 anni prima, ma perché riaccesero i riflettori su questa vicenda. Però troppo spesso poi questi riflettori si spengono o comunque non seguono i fatti. Ecco, dottore, nel momento di massimo impegno dello Stato, quando sembra che il clan dei Casalesi sia in rotta, sconfitto dallo Stato, lei se ne esce con questo titolo: lo Stato non ha vinto. Sembra una contraddizione, ce la può spiegare? La collega infatti giustamente diceva non si capisce il titolo. Sì, ma lo Stato non ha vinto perché mentre una parte dello Stato ha ottenuto grandissimi successi nei confronti del clan dei Casalesi, e perché sono stati tanti gli arresti e le condanne, le confische di ingenti patrimoni, e quindi c'è stata una repressione molto significativa, un'altra parte dello Stato ha fatto affari con i Casalesi. Il tema, il settore dei rifiuti ne è esemplificativo, ma non solo quello, anche quello della sanità. Recentemente si è scoperto con una inchiesta sull'ospedale di Caserta, che era luogo di connivenza e di collusione tra apparati dello Stato, politici, imprenditori e camorra. Quindi lo Stato non può vincere se non si guarda dentro e non risolve fino in fondo questi problemi. E soprattutto non può vincere se non offre un'alternativa economica e sociale a questi territori, ai giovani delle terre infestate dalla camorra, che non credono nello Stato perché non hanno un'alternativa di sviluppo credibile, appunto. E mi lasci dire che lo Stato non può vincere se continua a porsi forse troppo spesso il problema dei giudici e dei loro comportamenti, e all'ordine del giorno una legge sulla responsabilità civile particolarmente punitiva, più di quello che sia invece il vero problema, e cioè far funzionare la giustizia, far sì che i processi si possano compiere in maniera adeguata. Ecco, lo Stato non può vincere soltanto con la repressione e arrestando e facendo condannare i boss, ma ha bisogno che il problema della legalità e delle mafie diventi una priorità nell'agenda ovviamente politica. Ecco, una domanda al magistrato, Caterina, se possiamo. Paolo, permetti, rapidissimo, siamo proprio in chiusura, pochi secondi. Compagno del CSM. La parola mafia è scomparsa dall'agenda politica, ci sono altre priorità in questo momento, come sì, telegrafico? Purtroppo sì, lo dicevo prima, la parola mafia non è una priorità nell'agenda politica di questo paese, e questo è davvero impressionante perché il prodotto interno lordo che viene controllato a livello criminale, a livello di illegalità, se risolto quella quota farebbe risolvere tutti i problemi sociali ed economici di questo paese. Non si comprende perché questo tema non vuole essere affrontato, o forse lo si comprende bene.